Ciao, oggi parleremo dei quattro elementi secondo l'alchimismo. Allora, in quest'ordine, che è un ordine classico, terra, acqua, aria, fuoco. Alla terra corrisponde gli istinti, all'acqua corrispondono le emozioni, alla nostra aria corrispondono i pensieri, il mentale, e al fuoco corrisponde invece il volere. Vediamoli più da vicino. Alla terra abbiamo legato agli istinti, però oltre agli istinti abbiamo anche il calcolo, il ragionamento, la praticità, la concretezza. L'acqua è legata alle emozioni, ma anche quindi al sentire, alla sensazione, alla percezione. L'aria all'argomentazione, oltre che al pensiero, quindi il pensiero nel senso dell'argomentazione, dell'astrazione, quindi la filosofia, l'ambito della filosofia, della metafisica e della capacità di vedute. Al fuoco invece, oltre al volere, abbiamo un concetto di essenza, di esseità. Il fuoco è io voglio, ma anche io sono, io esisto. E quindi abbiamo l'intendere al volo, riuscire a entrare in sintonia con le cose istantaneamente. Tutto questo lo possiamo vedere anche da un punto di vista percettivo e scoprire ad esempio che in effetti se io mi focalizzo su un mio istinto, questo istinto parte dal basso, lo sento in basso, gli istinti sono sotto. Se io chiudo gli occhi, focalizzo un istinto, sento l'istinto che parte da sotto. Se poi passo al nostro elemento acqua, sento le emozioni e le emozioni sono intorno a me, mi circondano, incominciano a allargarsi rispetto agli istinti, ma permangono a un livello, diciamo, più vicino al torace e all'addome. Se io invece mi focalizzo sui pensieri, sempre a occhi chiusi, inizio a pensare, ad argomentare, ad astrarre, sento qualcosa che si allarga, proprio che si espande, che si estende. Poi a sorpresa invece, come da figura sfigmica, se penso al volere, se io comincio a dire io voglio, io sono, ho un senso di convergenza, il fuoco converge verso l'alto. Quindi gli istinti stanno in basso, le emozioni si allargano, i pensieri si espandono e invece il fuoco, a sorpresa, converge verso l'alto, tende a unire, a darmi un centro, una sorta di centro, una forza centrale. Provate. Ciao.